Buongiorno da Pia Carolave, il giorno dopo l'esondazione del fiume Pormida. Sono sceso in riva al fiume e qui c'è la centrale che ovviamente ieri sarà stata allagata, lo è quasi ancora oggi. Certo che il Pormida fa comunque paura anche il giorno dopo. È arrivato fin quassù evidentemente perché c'è il fango. Ora il livello è sceso, ieri era a 9,50 m, adesso sarà sceso anche di un paio di metri, forse più. Certo che quando ci sono queste piene preoccupa, crea danni e a volte anche vittime. Soprattutto per le cascine, per le case vicino al fiume. Ci sono problemi anche gravi. Oggi c'è una tregua nel tempo, ma domani sono previste piogge abbondanti, quindi ci sarà nuovamente un'allerta. Speriamo che non ci siano troppi problemi.